La vita cristiana è una lotta di tutti i giorni contro l'impero di Satana e Gesù è venuto per distruggere il suo impero del male. Lo ha detto Papa Francesco nell'omelia della messa celebrata nella cappella di casa Santa Marta, commentando il Vangelo di Marco inserito nella liturgia del giorno. Il Padre attirava la folla a Gesù, che non rimaneva indifferente, ha spiegato il Papa, perché in essa, commosso, vedeva un gregge senza pastore. Alla gente piaceva ascoltare Gesù perché non parlava come i dottori della legge, ma con un'autorità diversa in grado di toccare il loro cuore. Ma proprio quando il Padre attira la gente a Gesù, ha sottolineato il Pontefice, esisteva come oggi una forza contraria che allontanava i fedeli dalla sua parola, quella degli spiriti impuri, dell'impero di Satana. In ciò consiste il cuore della vita cristiana, nella lotta. Andare avanti significa lottare, ha proseguito Francesco, affinché vinca Gesù. Pensiamo noi, come è il nostro cuore? Io sento questa lotta nel mio cuore, fra la comodità o il servizio agli altri, fra divertirmi un po' o fare preghiera e adorare il Padre, fra una cosa e l'altra, sento la lotta, la voglia di fare il bene, o qualcosa che mi ferma, mi torna scettico. Io credo che la mia vita commuove il cuore di Gesù. Se io non credo questo, devo pregare tanto per crederlo, perché mi sia data questa grazia. Ognuno di noi cerca nel suo cuore come va la situazione lì e chiediamo al Signore di essere cristiani che sappiano discernere cosa succede nel proprio cuore e scegliere bene la strada sulla quale il Padre ci attira da Gesù.